Dove è il cuore ancora degli sogni? Quando pure mia zia non dice più com'era il programma, ma dice quanto ha fatto? Quanto ha fatto? E allora se vogliamo fare i numeri vendiamo le armi. Purtroppo vanno le moda. Vendiamo le armi se vogliamo fare i numeri. Se invece magari vogliamo dire, cioè carino, quello americano lo presenta, si parla di genere, un fenomeno, l'abbiamo studiato, mai copieremo, non può copiare come chi si sforza di copiare il vecchio solo, o il mio maestro, Brian. Puoi tentare di capire un metodo, qual è, ad esempio, come fosse calcio, devi aspettare che le famiglie inneschino il divertimento e poi tu vai. Se ti metti a fare il tuo show, non hai capito del mestiere, non hai capito di questo gioco. Quindi, per ora ci stiamo divertendo, si stanno divertendo molto le famiglie, che è la cosa più importante. Speriamo che si divertano le famiglie a casa, ma sappiamo che dall'8 mattina, come nel film di Al Pacino, di maledetta domenica, alle 10 meno qualcosa, o lui o qualcun altro dirà, Flavio, incoraggiante, dato, ci vediamo dopo, non è male, non è male, e vi posso dire un'altra cosa, all'età che ho, avendo fatto questo mestiere, dall'86 la prima scuola di teatro, per un anno e passa non mi è mancato per niente, né, non, perché se non ti manchi tu, il mio padre spirituale dice, Flavio, se tu non fai di te stesso il tuo Dio, la televisione è un mestiere, non ti manca, se tu dopo un po' di giorni ti manchi nello schermo, è chiaro che accetti qualunque cosa, io non dovendo lavorare per forza, vivo una vita sicuramente più agiata di altri, ma non ho né cavalli, cose fuori serie. Posso dire no da oggi per sé. Dipende dal sentimento. Ti sto dicendo che l'ultimo sì che ho detto. Quindi, voglio dire, ho accettato per divertimento. Sappiamo che dall'8 mattina il divertimento, se andremo bene, sarebbe cose, se no, già mi è capitato, il programma pure bellissimo fino a 7 sera, l'8 mattina sarò il scemo del villaggio, come si cerca a fare. Allora, fine è ma, no, noi lo facciamo uguale perché il programma è divertente. Ho imparato negli anni pure a fregarmene un po'. È chiaro che la responsabilità la sento, sono una persona con una grande disciplina mia, con una legge morale come Kant, quindi questo signore che mi insegue da anni gli devo tantissimo, il presidente Cairo, è chiaro c'è un investimento, Fremantle, quindi non è che faccio quello naivo. Però dico pure, una cosa che dico spesso è, se va male non è che abbiamo fatto apposta, se non piacerà non è che abbiamo fatto apposta, ce la stiamo mettendo tutta. Per me se ci sono delle persone che arrivano, marito, moglie, ieri hanno giocato e registrato con due ragazze sposate tra di loro, l'abbiamo detto subito nel primo video, 5 persone, famiglia, per noi, dove ti ami, ti rispetti, non ti minacci, non ti meriti, e dove puoi tornare in quella casa lì, per me non è una roba di lavoro. Se fosse un parametro la buona riuscita di un programma, il divertimento di chi lo conduce, vi dico che è una roba pazzesca. Io mi diverto come un matto, ma so che questo è influente, ma è uno dei ricordi che io mi porterò questo periodo di lavorazione, mano a mano conoscendo tutto lo squadrone che Fremantle e la 7 mi hanno regalato per questo programma e le puntate. Io a fine giornata, un po' stanco perché ce le dà, ma mi diverto come un matto, anche perché ti devi preparare, devi sperare, cominci a montare, il viaggio deve avere l'imprevista, all'improvviso rispondono cose che se neanche le avessero scritte gli autori verrebbero così da ridere. Io ero un po' più grande, insomma c'avevo una quarantina più o meno, ma veramente mi si spalancava un mondo. Io lo guardo con l'infinita tenerezza, ma manco fosse un figlio, perché quella roba è difficilissima da fare. So 20 scatole, dentro non c'è niente, sì ci sono le cifre, ma se non fai vivere le storie delle persone, sogni, cose da pagare, il viaggio di nozze che non hai fatto, ho avuto concorrenti che venivano a giocare per poter rimettere i denti alla moglie, ho tifato dentro di me tutte le sere come un pazzo, tutte le puntate, e quindi lo guardo con tenerezza dicendo vai, vai, parliamo di campionati diversi.